Allora, siamo in compagnia del dottor Aldo Breglia, autore del libro Mole e Castello di Garita, oggi è fuori. Ecco, oltre naturalmente alla professione medica che la occupa l'intera giornata, la sua passione per l'archeologia dove è nata? A parte insomma l'archeologia, cose di cuore, quindi è normale che si sia affezionato anche all'uomo. Sì, mi spiego. Io, come già volevo dire, ma non c'è stato il tempo stasera, sono appassionato della storia di Fornana, visto però dagli occhi, dalle immagini dei viaggiatori che dal 1800 al 1800 hanno attraversato il nostro territorio, hanno creato disegni, hanno scritto opere indimenticabili, narrando e raccontando ciò che avevano visto durante il percorso. Una forma bellissima che molto spesso adesso è stata distrutta dal tempo e dalla guerra, però comunque rimane una importante conquista. Poi dai qualche pezzo. Hai in programma di fare altre pubblicazioni per qualche tempo? No, intanto siccome questo libro nasce con un scopo benefico, cioè ho comprato un'apparecchiatura per l'ospedale di Fornia, l'intenzione è di vendere prima questo libro il più possibile e racimolare il più possibile fondi per comprare questa apparecchiatura per l'ospedale di Fornia. Sì, infatti sono pochi ovviamente che oltre alla passione per l'attività, l'archeologia e tutto quanto, poi uniscono anche i scopi benefici, che lei è la persona più sensibile rispetto agli altri, questo probabilmente ormai è assodato perché la conoscono in tanti, quindi si è vista anche la sala che è venuta stasera, non è stato solo un incontro, culturale, ma anche verso la sua persona che aveva fatto anche questa cosa. Il merito di mia moglie, perché purtroppo mia moglie, avendo avuto problemi con malattie del colon, ci ha abbandonato un paio di anni fa, quindi l'impulso è andato soprattutto mia moglie per creare quest'opera che non è abbastanza, è stata ben apprezzata dai relatori che sono comparsi questa sera in pubblico, e spero che anche l'iniziativa, di acquistare perché lui in ricordo di mia moglie, venga portata a termine. Ok, grazie a tutti, buon tempo. Grazie.